Grazie Presidente, abbiamo sentito parlare di bellezze, di patrimonio artistico e di patrimonio culturale. Forse pochissimi sanno che l'Italia ha un patrimonio culturale che non è pari al mondo anche oltre il patrimonio monumentale e archeologico, e si tratta del patrimonio librario e del patrimonio archivistico. Gli archivi italiani sono i più ricchi e preziosi del mondo, oltre che i più numerosi. L'amministrazione capitolina vanta fra i suoi preziosi averi anche l'archivio storico capitolino, che custodisce documenti dall'età umanistica, anzi credo addirittura anteriori, e li conserva fino agli anni 30, con criteri scientifici, con i parametri assolutamente rispettati di conservazione, consultazione e tutela, con le difficoltà che forse non tutti conoscono, ma che non è qui il caso di ribadire perché l'oggetto della mozione è un altro. L'oggetto della mozione è tutto il patrimonio documentale dell'amministrazione capitolina che non è conservato nell'archivio storico, e cioè tutto il flusso documentale prodotto dagli anni 30 ad oggi. La documentazione viene scientificamente definita come archivio storico quando appunto si tratta di produzione risalente a più di 50 anni fa, archivio di deposito, quindi degli ultimi 40 anni, dove ancora si può procedere allo scarto, dove cioè si può ancora distruggere il materiale che non è più utilizzato. E poi c'è l'archivio corrente, che è il flusso documentale quotidianamente prodotto. Il problema è che noi non abbiamo più la possibilità, non abbiamo la possibilità di fare scarto, perché sono 88 anni che non viene più censito e archiviato la produzione documentale capitolina. La produzione documentale capitolina è dispersa in tutto il territorio in ben 138 locali diversi. Questo è un censimento fatto nel 2014. Sono riuscita a recuperare la spesa solo per quattro di questi locali e ammonta a una cifra di, mi sembra, 197 milioni di euro, scusate, 197 mila euro annui. Quindi è evidente che non è, tra l'altro, i locali dove questo materiale è conservato è praticamente veramente un deposito, non è in sicurezza, e quindi ci troviamo di fronte a una situazione caotica, illegale, perché non rispettiamo il codice dei beni culturali, visto che il materiale è a rischio, è altamente inefficiente perché conserviamo anche ciò che potrebbe essere scartato, il cittadino ha difficoltà a reperire quando va a chiedere un documento antico, vecchio, insomma risalente nel tempo, deve pagare istruttorie perché è difficile trovarlo, è antieconomico per l'amministrazione stessa. Noi parliamo molto di digitalizzazione come se la digitalizzazione fosse la panacea di tutti i mali e la soluzione. Non è così. Però vorrei un attimo di Ha silenzio ragione, perché è veramente consigliera. difficile. Silenzio in aula, per favore. Digitalizzare il caos non è la soluzione. Dobbiamo assolutamente fare ordine in questo materiale, che è materiale prezioso perché è la storia della nostra città ed è qualcosa che serve quotidianamente, quindi dobbiamo provvedere al suo censimento, all'analisi della documentazione, alla sua descrizione, alla sua archiviazione secondo metodi e tecniche scientifiche moderne, standard internazionali. Per fare questo abbiamo bisogno che il personale riceva una formazione precisa e scientifica, ed è necessario reperire una sede che raccolga tutto il materiale disperso in questi 138 locali e che consenta
di poter anche consultare questi materiali, ed è stato stimato che servono almeno 30 chilometri lineari di scaffalatura. Quindi con questa mozione si chiede che si provveda a sanare questa situazione, che veramente è indegna di una capitale europea. Grazie.